1, 2, 3. Raga, ma questa sì che è da c***o di stanza. Quanti di voi hanno mai desiderato di avere una propria stanza della vostra casa che necessita di tutto ciò? Mangiare, dormire, giocare, farsi la doccia, fare i bisogni. Quindi ragazzi, che dire? Oggi trasformeremo il mio bagno in una vera e propria stanza segreta. Quindi mettiamoci al lavoro. La prima cosa che bisogna fare è praticamente portare tutta questa postazione nel mio bagno. Ma prima di fare tutto ciò toccava di sistemare il bagno. Prima cosa che bisogna fare è togliere questi tappeti da davanti. Infatti raga, adesso qui li togliamo, li mettiamo tutti sopra il bidet. E adesso c'è lo spazio per inserire le cose che devo mettere. Nella mia camera ho già staccato tutti i fili del computer e della televisione, che adesso andremo a trasportare e a mettere nel mio bagno. Dopo aver tolto tutto da questa scrivania, beh ragazzi, tocca pulirlo perché è molto sporco da quello che vedo. Quindi raga, puliamolo, perfetto, puliamolo tutto. E adesso ci tocca trasportare questo mobile in bagno. E finalmente ragazzi, sono riuscito a portare la scrivania nel mio bagno. È molto pesante. Infatti ragazzi, sto sudando come un turco senza aver fatto nulla e aver spostato un mobile solo, ragazzi. Assurdo. Ma noi continuiamo a lavorare. Dopo aver spostato la scrivania, toccava spostare tutti gli oggetti restanti. Dopo aver portato la mia postazione in bagno, adesso tocca attaccare tutti i fili e accendere il computer. Dopo aver montato tutti i fili, adesso andremo a testare se il PC si accende, vediamo. Oh, olè! Si è acceso il PC. Andiamo ad accendere la nostra beata televisione o monitor, come lo volete chiamare. E anche il monitor si è acceso, raga. Quindi che dire, adesso scendiamo giù in cucina e prendiamo qualcosa da mangiare per poi passare la giornata dentro il mio bagno. Dopo aver svuotato la mia stanza e svuotato qualcosa in cucina, adesso siamo pronti per vedere come ho ridotto il mio bagno, raga. Guardate intanto la mia povera cameretta come ridotta. Adesso sembra una stanza ridicola, ma molto più spaziosa. Quindi raga, adesso apriamo la porta del mio bagno. 1, 2, 3. Raga, raga, ma questa sì che è una cazzo di stanza, raga. Posso giocare, posso andare in bagno, posso farmi la doccia, posso giocare al pallone, raga. Questa sì che è una vera stanza. Dopo aver preso tutto il necessario, sono ritornato nella mia stanzetta e sono rimasto lì per ben un'ora. È già passata un'ora, raga. Sto sudando sempre di più. L'unico problema di questa stanza è che è una stanza chiusa. Non ci sono finestre, non c'è nulla, quindi si muore da caldo. Quindi raga, non perdiamoci in chiacchiere. Adesso andremo a testare la fluidità del computer, se va il wifi, e dopodiché ci proveremo anche a giocare. Ma prima di testare la fluidità dal mio computer, voglio vedere la reazione dei miei amici. Ho avviato la registrazione tramite PC, ragazzi, e adesso il primo a chiamare sarà questo mio amico Miki. Voglio vedere la sua cazzo di reazione, raga. Intanto raga, andiamolo a chiamare, vediamo se mi risponde. Vediamo se mi risponde. Dai, suona, entra. Entra, che è entrato. Uè Michele, mi senti? Puoi attivare la webcam per favore? Perché? Perché mo ti faccio vedere una cosa in condivisione schermo, guarda. Sei entrato? Ok, sì. Guarda, sì, sì. Noti qualcosa? Ma dove cazzo sei? Allora, mo ti spiego. Allora, praticamente è caduto il tetto dalla mia camera e praticamente, cioè, mi sono dovuto spostare, scusa, fra. Ma stai dicendo sul serio? Fra, te lo giuro, fra, mi è caduto il tetto della mia camera. L'unica stanza che era disponibile era il mio bagno e ho spostato tutte le cose che avevo. Fammi capire, tu hai la postazione in bagno? Sì, fra, ho te la postazione in bagno, fra, te lo giuro, fra, te lo giuro. Dio. Il prossimo che andremo a chiamare, raga, sarà il mio amico Ingio. One eternity later. Uè, Ingio, mi senti? Ti ho disturbato? No, tranquillo. Ah, so che non ci chiederai, ma in questo momento mi trovo in bagno, ti giuro, fra. Cioè, ho portato la postazione in bagno, guarda. Mi chiami che va in bagno a cagare? No, fra, guarda qua, visto? Ma dove c***o sei? In bagno, fra. Allora, praticamente ho spostato la postazione in bagno. Fra, sono qua dalle 3 di pomeriggio, fra.
sto sudando come un cazzo di cane. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ma te sei pazzo? Fra, sono pazzo! Cazzo ti viene l'idea da un giorno così? Di andare in bagno e mettere la postazione in bagno? Ma che cazzo? Ma non lo so, fra. Il prossimo che andremo a chiamare sarà Joe Mad. Oh, Joe, mi senti? Joe, mi senti? Sì. Allora, mo ti condivido lo schermo. Guarda un po' dove cazzo in questo momento. Ma perché c'è la doccia? Perché sono in bagno. Allora, mo ti spiego. Praticamente ho spostato la mia postazione dalla mia camera al bagno. Ma come? Ma c'è l'aspirapolvere dietro. Un genio, sì, esattamente. Però sei un genio, perché quando devi andare a cagare, ce l'hai a fianco. Bravo, Gio! Grande Gio. Da come potete ben vedere, ho passato tantissime tante ore in quella stanza. Infatti, raga, stavo veramente soffocando. Sono passate tantissime ore e solamente tre amici mi hanno risposto, raga. Tutti gli altri sono veramente decornuti perché non mi hanno risposto. Ma non fa niente, ma noi continuiamo avanti, perché adesso dobbiamo testare il computer e lo testeremo attraverso un gioco, GTA 5, che è il gioco più pesante che esiste. Quindi, raga, voglio vedere se lagga, quindi ci vediamo in gioco. Scusatemi del disagio, raga, ma da qui in poi incomincio a laggare e anche la webcam smette veramente di funzionare. Ed eccomi qua su GTA, raga, sto praticamente laggando. Infatti, da come potete ben vedere, in alto a sinistra faccio 45 fps e di ping ne faccio quasi 70, raga, tra i 60 e 70. E quindi aver spostato la postazione in bagno ha avuto dei benefici? Ebbene no, ragazzi. Perché? Perché purtroppo GTA, dato la distanza delle wifi, non regge il gioco, raga. Quindi, raga, ho sprecato 12 ore inutili perché la postazione in bagno è stato un fallimento. Se questo video arriva a 1000 like, ma a 1000 like veramente, raga, io vi giuro, raga, vi giuro che faccio una pazzia, che adesso vi faccio vedere. La pazzia che farò è questa: smonterò questo bagno e lo renderò motorizzato. Quindi, raga, che dire? Adesso ci sediamo. Ma prima di concludere tutto ciò, adesso dovrò smontare tutto e riportare tutto in camera mia. Non ce la faccio. Chi mi aiuta? Aiutatemi. O se no, raga, semplicemente lascio tutto qua e qui diventa la mia nuova postazione. Però non posso giocare neanche a GTA perché mi lagga. Quindi, raga, mo mi tocca spostare tutto. No. Finalmente, raga, ho rimontato la mia bellissima postazione. Sono veramente stanchissimo. Quindi, raga, adesso possiamo chiudere veramente il video. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi. Dopo una giornata di editing, guardate la mia faccia del c***o e che capelli ridicoli che c'ho. Quindi domani mi vado a tagliare i capelli. Quindi adesso ciao veramente, raga. Ciao ciao.